Ciao amiche della Sirge, oggi vi farò vedere come pulire in modo veloce e pratico il cousinè. Ho cucinato dentro un risotto al sugo, togliamo la spatola, andiamo a togliere il coprilama perché abbiamo fatto. Questa sarà l'unica cosa che mettiamo sotto l'acqua insieme alla spatola. Qui dentro, come vedete, c'è un residuo, mettiamo semplicemente dell'acqua. Io mi sono preparata 300 ml di acqua. Poi mettiamo un goccino, ma proprio una goccia sola di detersivo per i piatti. Voilà, è più che sufficiente. Mettiamo il coperchio. Mettiamo il tappino. Bene, accendiamo il cousinè. Allora, posizioniamo una temperatura di 50 gradi, una velocità di 3 o 4, secondo come volete, tanto poi si può sempre ripetere. Come tempo mettiamo 5 minuti e facciamo partire la macchina. Come vedete, senza fatica la macchina mi sta già pulendo. Chiudiamo la schizza, lasciamo che lavora. Bene, la macchina sta terminando. Ho già sciacquato i due attrezzi, la coprilama e la spatola. Al termine andrò a svuotare nel lavandino l'acqua ormai sporca, ma che ha pulito il boccale, e passerò soltanto il boccale sotto l'acqua corrente, senza facendo attenzione a non toccare sotto perché ci sono i contatti. E passerò poi un panno in microfibra all'interno e vedrete che praticamente il boccale rimane pulito, non c'è più niente da fare. Come vedete, il grosso è stato tolto. Adesso vado a scaricare quest'acqua nel lavandino. Bene, ho sciacquato il boccale sotto l'acqua corrente. Come vedete, praticamente è pulito. Passo un panno in microfibra. E siamo pronti per riutilizzare il boccale per la prossima cottura. Alla prossima, ciao!